Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat, ciao a tutti. Oggi sono qui per farvi vedere, stiamo facendo un video sempre sui costoncini, sul mio letto lasagna, il mio letto Razerberg o il mio letto rialzato, come volete un attimino chiamarlo voi. Scusate se sentite sempre casino, ma non posso farci niente. Scusate, ma un po' poca voce oggi, ma cercherò di parlare più vicino al microfono possibile. Allora, oggi sto andando a trapiantare, anzi a mettere a dimora questi bulbi di cipolla di tropea tonda, quella qua. Non so se riuscite molto a vedere. Ok, queste sono le i bulbi. Questi qua sono i bulbi. Sacchettino qui grande così mi ha costato 2 euro, e posso seminare, posso mettere a dimora tante cipolle. Quindi cosa che bisogna fare è, ovviamente, cosa da fare è, ovviamente, guardiamo come si mettono a dimora questi bulbi. Guardiamo sempre la parte della radice, vedete parte della radice e la parte della testa così, e li mettiamo a dimora così. Io inizio a metterli giù, poi poi vediamo come fare. Distanza possiamo metterli anche, come distanza possiamo metterli anche molto attaccati, non è quello il problema. Possiamo metterli anche molto attaccati, per dirci, non ci sono differenze. Queste qua sono cipolle che ho provato a prendere quest'anno, non le ho mai prese, sono delle cipolle selezionate. Quindi cosa vuol dire selezionate queste cipolle? Vuol dire che è stata fatta la selezione fino ad arrivare a queste cipolle qui, che sono la cipolla di tropea, quella ideale, dicono. Ma io, finché non le provo, non posso andare a crederci a quello che loro mi stanno dicendo, ecco, per capirci. Ora io sto andando a mettere giù le cipolle. Sto molto vicino, sono 5 cm da una all'altra, perché tanto non hanno più paura. Dopo se vado a chiudere dopo, e quindi in poche parole, trattori che passano per la strada siamo in una zona, come vi stavo dicendo, siamo in una zona prettamente agricola, questa zona qua di dove abito io è una zona prettamente agricola, quindi ci sono trattori che passano per la strada ad ogni ora del giorno, e quindi non è un problema, anzi. Ok, stiamo mettendo tutti quanti i bulbilli. Non preoccupatevi se per caso, quando comprate bulbilli di cipolle, che siano rosse, che siano ramate, perché ne ho comprate anche di cipolle ramate, ma quelle le metterò da un'altra parte, sempre se ho tempo e sempre se ho posto, perché adesso... Ok, ho messo giù tutte quante le mie cipolle, ora non le vedrete, ma le ho messe tutte quante giù. Ora un'operazione molto importante da fare è andare a chiudere tutto quanto. Se ce ne sono certe altre, le facciamo giù, le cipolle devono essere tutte internate, perché con l'umidità e tutto quanto si svilupperanno meglio. Quindi vado a chiudere. Ora io non ho fatto nessun riferimento di, diciamo, per capire quante file sono piantate, non ho messo un bastoncino per dire ci sono 8 file piantate qua, ma la mia mente ricorda che qua c'è un cipolle, quindi
quando spunteranno fuori, poi una volta che spunteranno posso fare questa, questo cassone qua. L'ho fatto con, adesso che mi posso ricordare, l'ho fatto con una miscela di terriccio universale e tipo un 30% di terriccio universale, il restante compost vegetale mio di 2-3 mesi, quindi un compost ancora fresco, non maturo. E quindi con le bagnature e tutto quanto il compost andrà a rilasciare le proteine nel terreno e avremo, ecco, perché la cipolla richiede terreni sciolti, quindi terreni ben lavorati in profondità, non tanto in profondità, però ben lavorati, ma soprattutto richiede terreni per queste cipolle qui, le cipolle in generale richiedono terreni ben concimati, quindi bisogna andare a fare una concimazione molto pesante. Io gli ho messo il compost, ma possiamo andarci a mettere una concimazione con uno sfarinato di stallattico, oppure uno stallattico pellettato, oppure del letame nel terreno che poi andrà a degradarsi con le bagnature. Niente, è stato un video super veloce soltanto per dirvi delle cipolle. Poi vi aggiornerò sulla mia pagina Facebook Agricoltura e Tecnologia, se per caso queste cipolle qui dovrebbero nascere, che nascono. E niente, è stato un video un po' così, un po' veloce, ma soltanto per dirvi delle cipolle come le ho piantate io e via dicendo. Questa è una prova, un esperimento, ovviamente cassone, la terra almeno 10 cm di terra dovrebbero bastare per le cipolle. E niente, qui forse come vedete qua c'è un'altra cipolla, che è un esperimento che sto facendo. E niente, per questo video è tutto quanto, e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti amici da Paolo Fiat. Vi ricordo sempre di iscrivervi, lasciare un like, mettere un mi piace, ma un non mi piace, ma dirvi sempre, ma lasciarmi anche un commento come coltivate voi le cipolle. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti amici.